volevo ringraziare per prima cosa tutte le persone che lavorano tutto l'anno dietro a questo premio, perché ora entriamo nella fase più calda, però c'è un lavoro che non si ferma. E questo ha permesso durante tutte queste edizioni di arrivare ad una qualità delle opere proposte in concorso veramente molto alta, che abbiamo notato tutti questa crescita, e quindi, come dicevano le assessore, siamo proprio in una fase espansiva. La sesta edizione stiamo crescendo, dobbiamo crescere, e speriamo lo stiamo facendo bene, siamo proprio tutte le nostre energie sono per quello, e proprio perché la cultura in una cornice come quella di San Benedetto permette veramente di far conoscere il territorio, di far apprezzare tutte quelle che sono le proposte. E noi siamo una città che è molto conosciuta fuori, anche insomma, da tutti. Appena dico sono di San Benedetto, tutti o ci sono stati o ci vogliono venire, la conoscono. E abbiamo le strutture ricettive e non ci manca nulla, perciò il nostro impegno continua e speriamo noi di dare una buona visibilità ai prodotti che arrivano e di ricevere comunque sempre opere di alto profilo, proprio perché il premio in 6 anni è cresciuto veramente tanto. E detto questo, ci vediamo alle serate. Grazie. Mauro Bambini, che si supporta insieme ad Alfredo Amabile all'interno del Serpente Aureo, un bagaglio indistinguibile. Prego. Allora, io sono aderito a questa iniziativa del Film Festival 3 anni fa, già con molto entusiasmo, perché ho visto anche in lontananza, nel senso che ho visto che era un festival che aveva delle grandi potenzialità e che avrebbe avuto dei margini di crescita che quest'anno cominciamo appena a vedere l'inizio, di cui riusciamo a vedere l'inizio quest'anno. Il fatto di portare San Benedetto, un festival internazionale a San Benedetto, valorizza il territorio a tutto tondo, per non solo a livello, come ha già detto Olga, a livello cinematografico, ma anche a livello culturale, a livello enogastronomico, come già è stato detto. E per far conoscere al mondo San Benedetto con il suo territorio, le sue bellezze naturali, che sono sicuramente qualcosa di stupendo, e anche quelli che sono i prodotti tipici, il brodetto alla San Benedettese, i bomboletti, eccetera. E questo penso che portare San Benedetto nel mondo è un forte intervento a livello culturale territoriale, e non a caso c'è l'appoggio della Film Commission Marche, che il cui scopo è proprio quello di promuovere il territorio, e quindi che per me è molto importante salire sempre più in alto e vedere orizzonti sempre più lontani. Per me è per tutto. Allora, ultimo intervento del regista teatrale Alfredo Amabile, che è anche membro della giuria. Vabbè, così, hai detto tutto, va bene. Va bene, allora,